Ciao e ben ritrovato, mi fa piacere ritrovarti in questo video. Oggi parliamo di un argomento veramente molto interessante perché è TikTok, questo social che è così attuale. E in particolare andiamo a rispondere a due domande. La prima domanda è: come facciamo a programmare un video su TikTok? E in particolare su TikTok web e quindi da PC? E la seconda domanda è una domanda che sono sicura che interesserà a molti, perché mi è stata posta moltissime volte ed è: come mai certe volte non compare l'opzione, il flag, che proprio mi permette di programmare questi video su TikTok? Dai, non c'è problema, andiamo subito a scoprirlo! Ok, benissimo, siamo pronti, quindi andiamo dentro un account TikTok di prova, così che vediamo come funziona. Ok, quindi andiamo su tiktok.com, quindi apriamo una pagina web e andiamo su tiktok.com e clicchiamo su carica. Ok, quindi dopo che ho cliccato su carica mi compare questa schermata. Come vedi qui ho appunto lo spazio per caricare il mio video. Attenzione che deve essere meno di 2 giga e fino a 10 minuti, quindi io posso cliccare e fare l'upload oppure posso anche semplicemente prenderlo ed andare a caricarlo grazie al trascinamento. Poi io posso mettere tutto quello che voglio nella mia didascalia a seconda del mio video. E poi quello che interessa in particolare a noi è questo flag, cioè programma video. Quindi se io clicco, come vedi, posso andare a programmare il mio video con un certo anticipo. E quindi per me è fantastico proprio il fatto che posso andare a programmare il mio video. In questo modo non devo ricordarmi di andare a pubblicare il mio video in quel giorno specifico, perché lo faccio direttamente quando ho tempo, ok? Quindi basta che scelgo magari il giorno e l'ora in cui voglio programmare il mio video e poi faccio magari un bel controllo del copyright, dice nessun problema rilevato e clicco su programma. In questo modo il gioco è fatto, in questo modo ho programmato il mio video. Ma tu mi puoi anche dire, ok, Ilaria, fantastico, ma io questo flag non lo vedo e quindi che cosa posso fare? Perché non vedo questo flag? Adesso andiamo a capire il perché. È una motivazione molto semplice. Perché questo flag viene mostrato solo per account business e creator. Quindi se tu hai un account personale, questo flag non ti viene mostrato. Quindi andiamo a fare un esempio, ok? Prendo un altro telefono con un altro account in modo tale che mi posso loggare con un account personale. Per prima cosa mi sloggo da questo account, ok? Quindi faccio esci. E adesso posso accedere a TikTok con l'altro account, ok? Per semplicità utilizzo la prima opzione, quindi usa codice QR. Quindi io vado qua sull'account, impostazioni di privacy, codice QR e scansiono il codice. Mi basta cliccare su conferma al telefono. E sono loggata, ok? Quindi riclicco su carica e qui ho tutte le opzioni che avevo prima, ma come vedi ho solo esegui controllo sul copyright. Non ho l'opzione che mi permette di programmare il mio video. E questo perché? Perché questo è un account personale. Se io prendo lo stesso account e lo trasformo, vedrai che mi compare. Quindi andiamo un attimo a vedere anche questo. Ok, quindi adesso sono dentro al mio account di prova, account personale. Vado su impostazioni e privacy, gestione account, passa al business account, avanti, poi io scelgo quello che più è adatto a me, tipo blog personale. Comunque a questo punto non è importante perché noi stiamo vedendo
come programmare un video, salto tutto il resto, ok, adesso ho trasformato il mio account personale in un account business. Senza neanche sloggarmi, provo ad aggiornare la pagina, quindi vediamo. Vedi, per magia mi compare programma video, quindi ecco perché alcune volte non compare questo flag, proprio perché anche TikTok dice che è solo per gli account creator e business, quindi devi valutare se trasformare il tuo account personale in account creator o business oppure no, quindi a seconda un attimo delle tue esigenze, ok? Benissimo. Anche per oggi è tutto, siamo arrivati alla fine del nostro video e se sei arrivato fino a questo punto ti devo ringraziare. Grazie per aver guardato tutto il video e che dire, dai, seguici e ci vediamo alla prossima. Ciao, a presto!